una prima puntata che lascia presagire una stagione piena di colpi di scena con tanti momenti di tensione e divertimento. Sin dall'inizio infatti la gara è entrata nel vivo, le eliminazioni previste hanno messo pressione e ansia nei partecipanti, tutti con la voglia di arrivare fino alla fine. Emozione alle stelle quindi che ha dimostrato Ciro Ferrara, che nonostante le numerose sfide affrontate sul campo di calcio, prima della sua esibizione ha dimostrato di essere molto teso. Forti sensazioni anche per Pamela Camassa e Laura Torrisi, che si sono esibite cantando Nonno Hollywood tra le lacrime, un po' per il ricordo evocato dalla canzone, un po' per l'emozione di esibirsi davanti ad un pubblico. Proprio come nella classica versione di Amici, non poteva mancare la temutissima giuria. Per l'occasione la De Filippi ha scelto dei profili altamente competenti del mondo del canto, ballo e spettacolo: Giuliano Pieparini, Platinette e Ornella Vanoni, come giudice speciale l'attore Giuseppe Zeno. Tutti e quattro, seppur consapevoli di avere di fronte degli appassionati e non dei professionisti aspiranti tali, sono stati integerrimi. Esilarante l'inedita complicità tra Ornella Vanoni e Platinette, che tra piccoli amichevoli battibecchi e battute hanno fatto divertire il pubblico. Qualche polemica durante la fase eliminatoria con la squadra blu, che vincendo la prima trans decide di eliminare gli avversari più forti, tra cui Filippo Biscia, Massimiliano Varrese e Pamela Camassa. I primi due, particolarmente risentiti, hanno affermato che trovandosi nella posizione opposta avrebbero deciso di eliminare gli elementi più deboli. Il primo eliminato della serata è stato però Martin Castrogiovanni, perché hanno dato la possibilità a Filippo Biscia di decidere se avesse meritato o no di essere eliminato, mentre per la squadra blu viene eliminata Chiara Giordano, l'ex moglie di Raul Bova. La De Filippi inoltre ha pensato proprio a tutti e ha previsto all'interno del talent show anche momenti di puro intrattenimento. Dopo l'apertura con le imitazioni di Francesca Manzini, i partecipanti sono stati vittime di candy camera e scherzi. Ha infine ospitato Pio Medeo, che hanno intrattenuto il pubblico prendendo in giro giuria, ospiti e concorrenti. In studio anche J-Ax e Giusy Ferreri, che si sono esibiti con le loro canzoni. Buona la prima quindi per Amici Celebrities. Maria De Filippi è riuscita a creare un mix di elementi che hanno entusiasmato, divertito e coinvolto il pubblico. Riuscirà a stupire anche nelle prossime puntate? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.